La campagna lanciata da Confcommercio per fare acquisti in centro riscuote successo anche tra i commercianti aquilani del centro storico cittadino, capitanati dal presidente dell'associazione che li raccoglie, Roberto Grillo. Gli affari cominciano ad andare meglio, anche se le difficoltà di un centro ancora in ricostruzione restano. I parcheggi rimangono il problema maggiormente sentito. Io ritengo che sia assolutamente necessaria perché sono, diciamo, in varie occasioni mi sono permesso di lanciare il concetto della scarsa attitudine all'acquisto da parte dell'utenza. È un concetto che, devo dire, è caduto sempre nel vuoto, perché secondo me sono 3 anni che sono qui e pur avendo un'attività che non è prettamente commerciale, però io ritengo che l'utente, l'aquilano in generale, l'utente, credo che abbia voglia di tornare in centro, però forse questo tornare in centro è più una sorta di passeggiata e di rivivere così in maniera generica il centro storico, anche di assaporare, no, delle nuove ricostruzioni o non so, delle nuove, una sorta di nuovo odore di questa città o sensazioni. Però poi io, scherzando, dico magari lasciano la carta di credito e i soldi a casa. Perché? Perché c'è comunque una presenza ancora molto forte di centri commerciali all'esterno. I negozi, secondo noi siamo ancora pochi. E ovviamente non ci sono infrastrutture, non ci sono parcheggi, non ci sono uffici, non ci sono residenti, quindi il negozio ancora non è un'attrattiva piena. Quindi ben venga una campagna, seppur in ritardo, ben venga. Io però credo che sia importante, e mi permetto di lanciare questo segnale, sarebbe importante fare rete, nel senso, Confcommercio è capofila di questo progetto, ma se anche le altre associazioni di categoria, il comune stesso dovrebbe, secondo me, intervenire economicamente, ma anche probabilmente noi stessi commercianti artigiani. Cioè, a questo punto sarebbe importante fare rete, partire da un evento, da un punto di partenza di Confcommercio e magari veramente studiare un processo più importante. Qualche volta lo diciamo anche ai nostri clienti, ma loro vengono quando possono, insomma. Quindi non credo che esiste qualche cosa di strano. Le cose vanno avanti così, per forza d'inerzia. Noi ce la mettiamo tutta, certo, anche perché stiamo sacrificando un po' tutto, insomma, ecco. E quindi tutto qua, tutto dipende dal tempo. Che le posso dire? Il problema poi anche della ricostruzione.